Benvenuti amici di Dodgeball Italy a questo attesissimo derby tra Ravenna Diablos Alpha e Ravenna Diablos Delta, alla telecronaca Daniele E Pintus. Mirko Melis. Bene, iniziamo subito a commentare questa attesissima partita. Io sono già infogato per il derby, te lo Bene, dico. qualche pronostico? Oddio, sono da una parte ci sono molti più giovani, ma tra virgolette giovani, cioè, sono assurdi, sono giovani ma con le potenzialità dei veterani. Beh, sì, dai, loro meglio. Comunque, subito all'attacco 4 Delta va Tasselli su Mongardi, ma fuori misura. Tuccio, guarda, non ha paura, va da solo, senza copertura, va al tiro, senza paura. Bisacchi prova subito a punire Tuccio, ma Manuzzi ne approfitta. E Bisacchi prova una Oh, è un presa, suicidio! grande. Tirare su Buzzi da soli è un suicidio. Una calamita di prese, quel ragazzo. Subito provano a tirare in doppio. Anche una bella fucilata quel ragazzo. Sì, è un giocatore interessante. Nel mentre Bisacchi prova Oh, dal quinto pallone, a senza dare paura. fastidio agli schemi degli Alfa, che invece ne approfittano con la quinta palla. Borino lì chiede ai compagni cosa fare. Vanno subito all'attacco. 5 Alfa e eliminano Giustamente Buzzi. Buzzi, non riuscendo ad eliminare con un tiro singolo, vanno in due. Ci Provano sta. a lanciarne 400 su quel ragazzo. Sì, ci sta. Adesso però si preparano i Delta all'attacco 4. Va subito Borino su Stradaglioli. Stradaglioli schiva verso il basso. Tuccio con un tiro ad aprire in diagonale, prova il tiro, non Eccolo! viene colpito. Bisacchi ne approfitta subito e l'elimina. Li fa anche volare gli occhiali. Però è tutto ok, non è successo niente. Eliminazione molto importante da parte di Bisacchi, che ricopre il ruolo di esterno in questa Delta, che non trova Caretta nel primo set. Chissà se questa scelta tattica premierà o no la squadra. Si riparte, vanno i Delta all'attacco con Borino, fortissimo, Mamma mia, sulla che spalla di tiro! Mongardi. Uno scudo che non va. Ecco, rimane soltanto Camerani con due giovani. Sono Stradaioli e Romualdi, vanno le finte. Prova Tiro sul piede di intenzionale. Tasselli che... Attento, lo sposta all'ultimo, Stradaioli, anche lui è una promessa. Vanno Chi andrà al tre a metà tiro? campo, Bisacchi, Borino, Oh, la no, gliel'ha presa di fatta, gliel'ha fatta la Camerani su presa. Ecco, un Bisacchi. altro su cui non bisogna tirare singolarmente Camerani, che negli anni ormai ci ha abituato a prese di ogni tipo. È rientrato nel mentre Manuzzi, una presa di spessore da parte di Camerani. E adesso i Delta dovranno fare i conti con Romualdi, Manuzzi e Oh, Camerani. subito! Fuori misura Romualdi su Tasselli. Con l'uscita di Bisacchi, Tasselli sta ricoprendo il ruolo di esterno. In questo momento vanno in 4 Eric Testi, Provano Borino e subito. Tasselli e non va. Fuori misura, deve ancora scaldare il braccio. Serra. Si preparano all'attacco i Delta. 4 palloni. Sono 3 a metà campo. Ancora Romualdi vuole Sì, Tasselli fuori. vuole quel tiro. Prova a Sì. incrociare su Tasselli, è già la seconda volta di fila che prova a eliminare l'esterno dei Delta, Le ma non ce la finte fa. ancora, Oh, che Testi di schivata! un millimetro su Stradaioli. Come si è piegato La Manuzzi? Shaolin Stradaioli schiva il tiro di Testi. Andrà, Vanno. sì, niente. Tasselli voleva La soluzione è essere. Camerani, la soluzione è Camerani, ragazzi. Voleva che colpissero Tasselli e Camerani alla fine si prende il peso della responsabilità e ce la fa a eliminarlo. Borino, che fucilata su Manuzzi che si appiattisce sul terreno e la schiva. Ora attacco parte Alfa. Ancora una volta Stradaioli al centro che prova a punire il controtiro di Borino. Quanto mi piacciono questi contrattacchi Manuzzi. così. Manuzzi che mette pressione alla squadra di Delta che sta sul fondo. Solo 2 palloni per la difesa degli Alfa. Tra l'altro ho visto che il set sta durando un bel po'. Evidentemente o non si prendono il rischio di attaccare così alla disperata o vedendo che comunque è soltanto il primo set se la prendono con calma. Si stanno ancora studiando, si stanno riscaldando i motori. Ancora il tiro a incrociare di Romualdi che sta, come dire, correggendo la traiettoria. Sta riscaldando la spalla. Vanno all'attacco i Delta a metà campo, le finte, Testi a incrocio su Stradaioli, non va, troppo corta. Perché ogni presa fatta farebbe entrare un potenziale altro tiratore, quindi tutti stanno attenti a non tirare, diciamo,
tiri, tiretti, non fare tiretti, ma si concentrò sul tiro forte o sul tiro ai piedi. Nel mentre un tiro interessante a incrociare di Manuzzi su Testi, che fuori misura Bolina, che adesso prova a punire subito Manuzzi. Attacco di nuovo Delta, non sprecano tempo gli Alfa, quindi provano subito il contrattacco. Manuzzi mette pressione, Borino non si fa spaventare. Ed è l'eliminazione su Manuzzi. Ah, non l'ho vista, non l'ho vista. Che eliminazione di Borino. Chiamata dall'arbitro, non si è accorto neanche Manuzzi di essere stato colpito. Prova il salto a schivare, ma non fa. Allora prova subito l'eliminazione Romualdi su Borino. Adesso i Delta mancano di una componente importante. Comunque Borino è uno dei giocatori con la precisione maggiore in quella squadra. D'altronde è un grandissimo number zero. Prova subito a punire subito. Serra non ci sta. Su Romualdi vuole vendicare la kill su Borino. Quanti palloni? 4 palloni per gli Omega contro i 2. Quanti ne tireranno? 1, 2, su, sì, 3! Addirittura 3! 3 su Testi. E viene colpito Testi? Sì, sì, viene colpito. Viene colpito, no? Dalla regia no. Sembra colpito. Ah, invece no. No, situazione invariata. Sempre Testi e Serra al tiro. Questa volta loro con 4 palloni. Ne tirano 2, uno sì, sul target troppo differente. Alto. Uno sfiora Romualdi. E adesso 4 palloni lato Alfa. Si stanno studiando, ragazzi, quasi 6 minuti di sedo tutti. Mamma, 4 palloni in crocio. Attenzione, nessuna palla per le difese. Pensavo tirasse sì, prendendo in controtempo Eric, però giustamente il 90% delle volte quella palla viene rilasciata dalle mani Camerani, che si organizza con la squadra. Tira in crocio di Romualdi, ha fatto un l'abbiamo tiro detto spaziale. L'abbiamo detto, si stava riscaldando il ragazzo e fatto entrare quel tiro in crocio. Vediamo cosa fa Eric da solo contro 2 Omega. Prova subito Alpha contro gli Alfa. Oddio, scusate. Melis vede Omega ovunque dopo la finale del torneo precedente. Perché per me Manuzzi è Omega, quindi ovvio, solo visto quello. Attenzione, schivate in salto da parte di Serra. Sempre attento, prova a punire Camerani che va a raccogliere la palla. Stradaglioli, senza difesa. No! Era distratto Eric, era distratto. Lo becca in pieno con un diagonale ad aprire. La presa ci stava anche perché il tiro era abbastanza debole, però apre troppo quella mano che non prende la palla. Comunque inizia il secondo set, gli Alfa conducono per 1-0. Subito Mongardi, una fucilata su Testi. Sì, sembra Testi, sembra Filippo Testi. Mentre è uscito appena uscito Testi, vuol dire che Serra non è nel sestetto base, perché no, è entrato Santoni, come dai nostri schermi è alla sinistra di Borino, quindi ricopre la posizione 4 della compagine dei Delta, che vanno in questo momento all'attacco in 4. Borino vuole subito punire Manuzzi perché sa benissimo che è un giocatore molto offensivo da cui ci deve ben guardare. Infatti subito prova a punire ancora Manuzzi a metà campo da solo. Tuccio. Sì, Manuzzi si prende sulle spalle l'attacco degli Alfa. Ancora l'attacco e 4. Infatti è probabile che sia uno dei bersagli preferiti da parte dei Delta, soprattutto da parte di Borino, che se lo ritrova davanti e ha un bellissimo tiro dritto per dritto. E giustamente gli Alfa proveranno a eliminare Bisacchi, che probabilmente lì è il tiratore principale. Ancora ancora su Mongardi, sempre riesce a schivare, toglie quel piedino, quindi il tanto giusto di misura, prova dalla distanza. Ecco, infatti Manuzzi prova subito colpire Bisacchi, ma il tiro passa alla sinistra di Bisacchi, non di moltissimo. Rimane, guarda come Manuzzi rimane un po' più alto. Degli altri, subito Bolino, mamma presa, ma ci prova Bisacchi da solo. Colpito, infatti anche Bisacchi non è che abbia vita facile con Tuccio davanti. Sì, hanno già fatto metà del loro lavoro, si può dire, gli altri. Va subito Buzzi a stendere letteralmente un'operazione al core di Stradaglioli. Scambio di cortesie, Manuzzi da solo a metà campo a mettere pressione. Tasselli si fa impaurire una volta di troppo perché poteva approfittarne della difesa di Manuzzi, ma non va. Vanno ancora in 4 i Delta. Colpito e subito il contropiro. Contrattacco, scusate, di Manuzzi, che però non va a buon fine. Non gli lascia un secondo di pausa Borino. Manuzzi sa benissimo che non può entrare in partita Borino perché
Saranno cavoli amari. Oh, mamma, il tiro prova di cassetti. L'ha presa, sei inginocchiato, l'ha quasi praticamente. Corina ne approfitta, senza difesa. Attenzione, Camerani l'ha invitato. Tuccia a metà campo, eliminata Sedi, elimina Santoni. Madonna, incredibile, ragazzi, un fire. Oh, Tuccia on fire. Passa da 4 contro 2 dei Delta a un 2 pari, perché Tuccio ha deciso che così non andava. Vanno 2, Buzzi e Borino. Borino tira, scudo di Manuzzi che va subito a fare un tiro incrociato verso Buzzi. Senza difesa, ne approfitta Borino. No! Cosa ha sbagliato Tuccio a distanza ravvicinata su Borino. Tuccio ha preso sul personale questo set. Vuole vendicarsi del suicidio di Borino dello scorso campionato. E ora sappiamo tutti cosa vuole fare Tuccio. Prova. Vuole... È riuscito a prenderlo al piede. Vuole vivo Borino per ultimo. Attenzione, ragazzi, Tuccio e Borino da soli. Adesso cosa faranno? Prova subito il tiro, ma scudo di Tuccio. Tuccio studia, tiro dal basso, però va troppo a sinistra. Non si muove di un millimetro Borino. Borino non deve concedere nulla. Niente, niente. Non, secondo me nessuno dei due ha paura, tra l'altro, anzi, c'è odio. Io lo vedo da qua, al tiro, di nuovo. Si rispettano, forse fin troppo, è proprio per questo che vanno così, come dire, a rilento. Infine, due palloni a testa. Ancora scudo da parte di Tuccio. Niente, obbligo di tiro adesso per Tuccio. Tiro dal basso. No, si sbalanza del pallone. Senza palla. Attenzione. Cosa fa? No! Suicidio di Borino. No, così, no. È ma che cos'è? E vanno in parità. Uno pari. No, immenso che... Borino. Che personalità, ragazzi. The personalità. Number zero. Incredibile. Per me poteva finire anche qua la partita. Uno pari, tutti a casa. E invece no, continua. Mamma mia, Borino. Comunque, falsa partenza da parte Alfa. Sono agitato, ecco, il suicidio mi ha agitato. Mi ha acceso in realtà, vorrei entrare in campo io. Oh, subito, eliminazione di Buzzi su Mongardi. Manuzzi. Niente. La doppia! La doppia di Romualdi. Romualdi, che doppia. L'abbiamo detto, sono giovani ma hanno fame, no. Hanno fame di vincere. Adesso quanti? 5? 5 palloni? Viene colpito... Ieri, no, Testi, scusa. In campo rimangono Bisacchi, Santoni e Testi. Serra, che si prepara all'attacco con 4 palloni. Manuzzi mette pressione, dà fastidio. Bisacchi e la fucilata al centro. Su Romualdi. È molto atletico, non si stanca. Potrebbe continuare a fare finte per ore. Anche a partita finita lui continua a rimanere lì a fare finte. E invece no, niente, le colpito. Finte finiscono perché elimina Santoni. Rimangono in due. Bisacchi striscia, Tuccio. Paura. Non va, Tuccio sceglie, non lo colpisce. La preda da uccidere, ma non va. Manuzzi a metà campo, recupera il pallone. Sì, spesso Manuzzi è lì davanti da solo a fare finte, non, senza paura. Perché lui stimola il tiro, lui fa sì che gli avversari scarichino una palla. Oh, che tiro di Bisacchi che sì, colpisce Romualdi. Difesa sporca da parte di Serra del tiro di Manuzzi. Giuro, da qua mi sembrava scudo, invece una bella eliminazione da parte sua. Rimane Bisacchi contro 4 Alfa. Rimane molto solo nella linea del metà campo Manuzzi, però stavolta ha premiato. Si sposta. Prova col sinistro Camerani. Si fa scudo Bisacchi. Deve studiare Manuzzi, fa benissimo a spostarsi. Esterno sinistro Bisacchi. Cambiato strategia. Però ci sono ancora altri pilastri altri da tirare giù. Tutte via, dalle palle. Adesso tocca da solo, carica, studia. Va prima sul giovane. Uff, che schivata, sdraiandosi a terra. Stradaglioli, non si fanti mi dire. Anzi, lo sfida. Anzi. Ma non bisogna sfidare un veterano come Luca Bisacchi. Tuccio a sinistra, Camerani. Addirittura da dietro la linea dei 3 metri. Là c'era una Camerani si stava già inginocchiando. Era già pronto a provarsi la presa. Non so quante prese tenterei su Bisacchi. Perché comunque vediamo che ha il braccio bello caldo. Anche se è rimasto fermo per del tempo. Ragazzi, io non riesco neanche a vedere la palla quando tira Bisacchi. La vedo partire, la vedo arrivare, non vedo il tragitto. Si preparano l'attacco Camerani e Tuccio. Molto offensivi, si avvicinano. Però ragazzi, il doppio tiro che è partito perfettamente sincronizzato. Arrivano a bersaglio tutti e due. Bisacchi eliminato. Situazione di 2-1 per gli Alfa. Non scarica nessuno nelle partenze. Si organizzano l'attacco gli Alfa. Con Manuzzi un po' arretrato. Scarica subito Mongardi su Testi, ma non trova la kill. Vanno in 4. Borino, Buzzi, Santoni e Tasselli. Subito Borino su Manuzzi. Quanto sono accese queste linee laterali. Prima Bisacchi con Tuccio,
Borino con Manuzzi, sono davvero fantastici sti ragazzi. Comunque eliminazione non trovata su Buzzi e vanno in 4 i Delta adesso all'attacco. No, sempre su Manuzzi. Buzzi invece prova a eliminare Manuzzi. Sempre pronto alla schivata, è un molto atletico questo ragazzo. Adesso bisogna capire se i Delta proveranno ad attaccare per riprendere la partita. Cosa ho visto? Quasi tripla, cioè, ma Santoni si trova la palla in mano. Se non ho capito male, è stato colpito Testi, che poi ha colpito Tasselli e la palla è stata presa al volo da Santoni. Santoni, incredibile. Comunque, mentre eliminato Manuzzi, in questo momento i Delta si trovano gli dei del dodgeball dalla loro parte, a quanto pare. Con quella presa che si sta trascinando questa serie positiva. Un po' senza pretese. Manuzzi e Mongardi fuori, ne devono approfittare i Delta. Borino da casa sua. Camerani è sempre pronto. Io lo guardo perché ogni tiro lui vuol provare la presa e ha le capacità per farlo, tra l'altro. Ma secondo me ha la predisposizione fisiologica per le prese. Mamma, che tira da aprire, ragazzi, no? Lui a 7 secondi si apre per la presa, anche se non devono tirare loro. Braccio caldissimo di Romualdi. Ok, comunque successo fortissimo. Forse minuto. No, sono 2-1. Sono sul 2-1 e è partito il no blocking. Ah, no blocking, ok, scusa, non avevo sentito. È partito il no blocking. Ah, però adesso si trovano in difficoltà gli Alfa, perché comunque siamo. Quindi sono 2 contro 3. No, 3 contro 4. Ah, ok. Sono usciti Mongardi e Manuzzi. Un no blocking in salita per quanto riguarda gli Alfa. Va Buzzi dalla distanza. Che bello il no blocking, ragazzi. Guarda Tuccio da solo. Si spinge in avanti. Tirerà da lontanissimo. Tira da aprire che praticamente viaggia da una parte all'altra del campo e passa non lontanissimo dalla faccia di Eric. Però adesso il tiro spetta i Delta. Tasselli Borso Borino dalla da lontano, distanza. Ragazzi, hanno un po' di timore nell'arrivare nella linea di centrocampo. Giustamente anche. Però tiri singoli su Camerani non sono, come dire, sempre indicati. Però adesso 4 palloni per gli Alfa. Andrà uno al tiro, andrà uno. Camerani di sinistra su Serra, che schiva. Madonna, ragazzi, che tensione. Questo set serve a un tiro un po' troppo alto di Eric. Non hanno fretta. Ma d'altro canto anche gli Alfa non hanno fretta, perché possono farlo, possono eliminare piano piano e chissà come andrà questo set. Romualdi in campo, sempre da sul lato sinistro, elimina Borino. Cioè, è incredibile. Elimina Borino, Romualdi, che ogni tanto tira fuori dalla manica questi assi che ha. Si organizzano ancora i Delta. Vediamo chi andrà al tiro. Serra, Buzzi. Buzzi, oh, no! Dai, ma dai! Era un look bellissimo questo. Mamma Serra, cosa ha fatto? Ha beccato il piede di Tuccio con un obliquo incredibile. Ce l'ha fatta, Camerani e Romualdi. Che incrociata di Serra. Incredibile. E meritano questo set, assolutamente. Danno la quarta palla. Buzzi prova subito a uccidere Romualdi, che però non viene colpito. Ma non prova ad eliminarlo, prova proprio ad ucciderlo. Sì, perché non lo dico, ragazzi, a caso. Cioè, io dico uccidere perché è quella la parola giusta. Si organizzano in tre all'attacco. Niente. Lo colpisce, no, ma dai, ma di nuovo. Ma saranno tipo 12 metri di tiro. Approfitta della sicurezza del Delta all'attacco. Ma ricordiamo che il no blocking, ragazzi. Qualcuno si è riuscito. No, nessuno si è colpito. Stavano andando da soli, tutti e tre contro Romualdi, che viene colpito. Adesso rimane Camerani da solo. Camerani su Buzzi. Che però colpisce Buzzi. 2 contro 1. Delta 2. Camerani, non lo so, Santoni. Incredibile. Contro Camerani e Eric. Provano tutti e due a tirarsela contro. No, nessuno senza dei due viene scudo, colpito. Senza difesa. Molto vicino alla linea, Eric. Che pressione. Rimane lì davanti, Camerani. Niente da fare. Ancora non viene colpito. Ancora terra. Con sinistra, no, pensa di salvata, sì, ma dai, pari, chiuso il primo tempo. No, è rimasto inginocchiato, l'ha sfidato. Sì, inizia subito il quinto set. Sono sul due pari, Alfa Delta, partono subito, è forti. Uzi, prova il tiro, invece non va. Inizia a incrociare su Tasselli, che va in scivolata indietro. Manuzzi va a metà campo, vuole il 3-2. Mi dispiace moltissimo non vedere fucilata tra Tuccio e Camerani da parte di Bisacchi. Dicevo, non vedere Caretta in campo mi dispiace da morire. Immagino la squadra sarebbe ancora più forte. Eppure sono comunque sul 2-2.
mentre come no, da parte di... colpito, no, Inzaghi sembrava colpito da parte di Manuzzi, ma la traiettoria ci tradisce. Manuzzi ancora a metà campo trova il piede di Inzaghi. No, neanche adesso. Sì. Madonna, questo era un eliminato tutto il campo. Che kill. È una mitragliatrice in questo momento Manuzzi, perché ha il braccio caldo e vuole le kill, le sta trovando. E mentre Manuzzi, no, mentre sì, Buzzi. Su strada Ioi. Copre Manuzzi e lo supporta. Le finte ancora. Attacco Delta. Burino Serra, Buzzi che va su Romualdi, che punta la faccia di Romualdi. Con un movimento alla Raffaella Carrà schiva il tiro di Buzzi. Attacco Alfa. Tres Caballeros. Oh no! Attenzione. Quasi, madonna, cioè per eliminare Buzzi quel tiro era davvero fortissimo. Va bene provare le prese, va bene essere forti, ma quello raga è tuccio. Quello è tuccio. Tiro corto da parte di Serra su Romualdi. Spinge la... no, no, tuccio non ha paura, ma lo colpisce la schiena. No, assurdo, incredibile. Non si possono avere punti deboli contro Tuccio. Edo Tuccio davanti fa paura, ragazzi. Potenziale fa paura. MVP di questa partita, Tuccio, ragazzi. Avrà fatto già una ventina di eliminazioni da solo. Diciamo che quel suicidio da parte di Borino l'ha acceso. Quello è ancora in sospeso. È lì. Vediamo se riuscirà a prendersi la sua vendetta. Ottimo scudo da parte di Santoni, mentre su Tuccio. Il quale prova ancora i tiri su Santoni. Che in questo momento non si trova in una posizione, come dire, favorevole. Ha davanti un bisonte, perché in questo momento vuole incrociare verso Eric, che però non va a segno. 4 palloni adesso per il Delta. Cerca contro tre, va nel Delta l'attacco. No, gli buca lo scudo, eliminato. Ne approfitta Serra però, eliminando Romualdi. Sono 4 contro 2 sul campo. Manuzzi, Camerani, Stradaglioli e Tuccio contro Serra e Santoni, che va al salto e schiva la palla di doppio tiro da parte di Manuzzi e Tuccio. Ancora 4 palle per 4. Guarda Manuzzi come sta più alto di tutti i suoi compagni. Non ha paura. Primo tiro che non va, troppo basso. Manuzzi salta. Adesso 3 palloni per gli Alfa. L'attacco a metà campo. Chi Manuzzi, vabbè, dai. Tuccio ragazzi, su Santoni, ovviamente tirava Tuccio. Ci avrei scommesso. Non becca la figura. Si organizzano la squadra Delta. Forte inferiorità di giocatori per il Delta, che adesso ragazzi tirare così, però invece riescono a eliminare Stradaglioli. Quella è Stradaglioli, che non si deve sottovalutare, perché è forte nelle prese. Quel ragazzo ha una buona qualità di gioco. Guarda chi è rimasto adesso. Però sono rimasti Manuzzi, Camerani e Tuccio. Cosa si inventa Eric? Cosa può fare? Intanto già riesce a fare 2 schivate così. Cosa si inventa Tuccio mentre? 5 palle per i Delta. Ok, no, niente. Prova la ripartenza Camerani. Ma sì, con calma. Meglio far respirare. Qualcosa la deve fare Eric. Prova subito ad aprire verso Tuccio, che non va. E tiro! Troppo alto il tiro. Di contropiede, niente scudo da fare. Sono senza palloni per attaccare. Mi piace, senza paura, così. Nessun pallone né per i Delta né per gli Alfa. In questo momento vanno a recuperare i palloni. 5 palle per Serra. Respira Eric. Oh, tiro ad aprire verso Manuzzi, che però troppo corto. Non viene colpito. Ah, guarda, palle ancora. Fanno un timore, perché appena sta per tirare Camerani fa quel movimento in più che crea panico. Resta senza scudo, non ne approfitta, ma Tuccio lo sta studiando. No, non lo vuole. Prova a mettere insieme. Ragazzi, coordinatissimi. Schivata con la piroetta sul suo lato destro, Serra. Gli riesce. Forse è un passato da Billy Ballo. No, di nuovo ad aprire Tuccio da solo. Mamma. Spesso Tuccio si prova questi contropiedi in solitaria. Mancato di pochissimo, Serra. Va ancora a metà campo. Nessuna pressione da parte degli Alfa. Non hanno fretta. Sanno che comunque il set è alla loro portata, infatti. Ho un déjà vu. L'uno pari dei primi set è stato ribaltato. È stato reso da parte di Camerani con questa presa drop. Mentre falsa partenza, siamo sul 3-2 da parte degli Alfa che conducono. Buzzi subito il tiro su Romualdi. Manuzzi sembrava l'eliminazione. Infatti becca il piede di Romualdi. Subito 6 contro 5.
I Delta vogliono subito ristabilire l'ordine, l'equilibrio sul 3-3. Vanno Borino dritto per dritto su Manuzzi, che prova a rispondere. Oh, ragazzi, Bisacchi fa un tiro a chiudere. Isacchi, che riesce ad andare a segno. Aspetta, perché qua non sono ben riuscito a capire la dinamica. Bisacchi, vediamo, su Mongardi. Però la presa è valida. Sì, sì. Quindi è uscito anche Stradaiori. Siamo sul 5-3. E nel mentre, intanto, oh, ecco, atteso Caretta, l'avevo visto, grande, in campo. La sola presenza. Un altro tiratore in più. La sola presenza. Manuzzi di nuovo da solo. Si fa sentire. 5 contro 3, però, raga. Quei 3. Quei 3 ci sono sempre. Ragazzi. Tutto da recuperare. Staseli voleva provare una presa praticamente impossibile. Fortunatamente, fortunatamente non è stato colpito. Li spingono tutti e tre avanti. Staseli su Manuzzi, però. Il tiro non va a buon segno. Va a buon segno, orribile. Non va a segno, scusate. Si organizzano di nuovo gli Alfa. Quattro palloni per loro. Prova il tiro! Oh, Isacchi che si sdraia. Perde l'equilibrio, fuori, esce dal campo. Non ci voleva questa. Un errore molto banale da parte sua, che porta 4 contro 3. Prova nel proprio tiro Tasselli. Tasselli questa volta lascia quella manina destra. Tanto che basta per farsi eliminare. 3 contro 2 da parte dei Delta, che hanno 4 palloni per attaccare. All'attacco però abbiamo Borino, Caretta e Tessi. Fanno il doppio tiro su target differenti, Borino su Manuzzi e Tessi su... Però Lucio, cavolo, adesso ragazzi, mandati. Caretta è da solo al centro, senza palla, contro quei tre lì. Infatti, doppio ma tiro. No, però, no, oh, mamma mia, sono usciti prima davvero. Caretta, prima Borino e infine Testi. Tre tiri che non ti aspetti. Tutti noi ci stavamo aspettando il doppio tiro, il triplo tiro su Caretta. E invece no, ognuno il suo, dritto per dritto. 4-2 Alfa. Hanno ribaltato completamente il set, erano in svantaggio. E sono usciti comunque. Bisacchi si prova una presa. No, ragazzi, ha fatto anche una presa Manuzzi. Ora non so su di chi, ma è stata fantastica. Mentre scudo di Romualdi, si organizzano gli Alfa in attacco con 4 palloni. Mi dispiace se me l'ha persa, perché l'ho visto in tuffo. Ho visto Manuzzi in tuffo, giuro. Mentre Tasselli, quel piedino sotto lo scudo, si scopre fin troppo. Subito 6 contro 3, gli Alfa che conducono la partita per 4-2. E questo set va a loro favore per il momento. Tuccio non lascia pensare. Caretta prova il set e invece ritorna sul retriving, quindi... deduciamo che non sia un'ottima prestazione fisica da parte sua, quindi stanco sicuramente anche delle altre partite del girone, che accusano sicuramente la sua tiro dritto per dritto da parte di Stradaiori su Santoni. Santoni si scuda senza troppe difficoltà. Quando in tre all'attacco va subito Tessi, schiva in salto Stradaiori. Ancora 6 contro 3. Se non avevano fretta prima gli Alfa, adesso ne è ancora di meno. Vanno proprio a rallenti, in slow motion. Uff, tiro che spesso sta andando a tiro di sinistro Camerari. Non so se sia una scelta oppure dato dalla stanchezza del braccio dominante. Per quanto si possa preferire una parte, comunque lui non sembra trovare troppa difficoltà. Nel mentre Buzzi sull'unghia di Mongardi, però troppo corto quel tiro. Si riorganizzano Manuzzi, Mongardi e Tuccio e va Mongardi dritto per dritto. Sberla di tiro anche questo ragazzo, madonna. Santoni sta chiedendo agli arbitri cosa è successo, perché gli è passato a fianco un fulmine. Ancora una volta, 4 palloni però stavolta per gli Alfa. Tutto al tiro! Ragazzi, Buzzi riesce a eliminare Camerani con un tiro così, preso di sorpresa Camerani. Bellissimo tiro ad incrociare di Buzzi. E quelle mani a carete dicono, si elimina così. Cos'era? Cos'era? Peccato! Prova la schivata con rotolamento verso il centro del campo, lateralmente, verso sinistra però. Ovviamente non è una schivata efficace. Anche perché è stato, come dire, attaccato da tre palloni. Grosso vantaggio per gli Alfa adesso, ragazzi. Sono rimasti soltanto Testi. Testi e Santoni. Testi e Santoni da parte dei Delta. E in questo momento tirano il freno a mano gli Alfa. Faranno tiro dopo, no, niente. Va Mongardi su Santoni, no, senza fretta, giustamente non devono loro le velocità di Tuccio che mandano in tilt anche l'arbitro probabilmente. 4 palloni. Santoni e Testi al tiro. No, attenzione, Manuzzi va da solo contro Testi che però non viene colpito.
palla flottante al centro del campo, va verso gli Alfa che ne hanno tre, quindi hanno l'obbligo di tiro. No, si sbarazza anche da un'altra palla e gliene regala 4. Adesso è problematico l'attacco da parte degli Alfa. Che fanno con Manuzzi, Mongardi, Tuccio e Romualdi. Allora, quale, no, non lo quale presa non da parte di Manuzzi. E adesso senza scudo scivola, forse linea. No, no, niente linea, però rimane da solo contro più o meno tutti. Anzi, tutti. Tiro troppo poco da parte di Camerani. Qualcosa la deve fare, no? Spero che faccia qualcosa di bello. Si porta verso il centro. Siamo del campo. Tutti con Santoro. Non lo lasciano tirare. Oh, però bel tiro, ragazzi, al centro. Era un non look ad aprire. Però Tuccio. Niente, si sbarazza. E adesso però Tuccio rimane lì. Tuccio come un forte predatore marino. Quando sente il sapore del sangue è lì al centro del campo pronto a uccidere. Non vogliono organizzarsi per fare un tiro triplo. E invece sì, quadruplo addirittura il tiro. E caccia all'uomo, ragazzi. E caccia all'uomo. Nessun... perché ha seguito. Da solo. Presa una mano di Camerani. Cos'era questa presa, ragazzi? Ha cercato di fare il tiro proprio sulla persona meno adatta in quella situazione. Però tanto doveva eliminarli tutti, quindi partire quando... da Camerani o no, non cambiava. Quando hai un tiro e in quel tiro c'è il nome di una persona, però Camerani ha scritto il suo cognome in tutti i palloni di Ravenna, quindi in un modo o nell'altro sono suoi. Probabilmente la quinta presa della partita, sì, da Camerani... parte di Camerani, qualcosa del genere. Ah, erano quotate pochissimo le prese di Camerani, come al solito. Un grande portiere, se ancora si può usare questa accezione. Nel mentre vanno all'attacco i Delta con Borino dritto per dritto su Manuzzi che al salto schiva la palla. Ottimo tiro, però deve ancora capire come schiva Manuzzi. Borino va sempre sul corpo. Misacchi, vediamo al tiro. Qualcosa i Delta si devono inventare. Vediamo se Misacchi prova un'accelerata, qualche... Sì, fino ad ora si è... non è uscito allo scoperto Misacchi. Prova anche, a tirare di corsa. Anche perché sa benissimo che ogni volta che si sbarazza della palla diventa il primo obiettivo da parte degli Alfa. Borino, mentre ha incrocio su Tuccio, che schiva l'altezza della testa. Vuole fare in fretta, però. Si studiano Manuzzi e Misacchi. E infatti subito proprio il tiro! Che scudo all'ultimo, però... con una mano di Manuzzi. Mamma, si organizzano gli Alfa, non hanno nulla da sprecare, non devono regalare niente, lo sanno benissimo. Prova di sinistra. Boom, boom! Camerani. E viene colpito da Selli. Dalla seconda palla di richiamo da parte di Stradaioli. Ottima kill da parte sua. E ottimo assist da parte di Camerani. Quattro palloni. Delta, che tiro centrale! No! Li rimbalza! Mamma, cosa ho fatto? Altra presa di seconda parte Borino. Adesso si prova la doppia. E nel ventre prova. C'è quasi una double kill da parte di Borino. Invece Romualdi gliela passa a Camerani che di terza conclude la presa che fa uscire Borino. Cosa non è successo in questa azione? È andato, ragazzi, tutto bene agli Alfa e tutto male ai Delta. Mamma mia, mamma mia. Ora riprendono fiato e anche noi riprendiamo fiato dopo queste giocate incredibili. Testi, Eric e Misacchi sono rimasti da soli. Subito un tiro centrale verso la faccia di Romualdi che però non va a segno. Sono rimasti 5 gli Alfa, vanno in 3 all'attacco. Tra l'attacco Tuccio, Mongardi e Stradaioli. Oh no! Prova la presa Testi che però non va, li rimbalza sul petto, la palla si impenna ma era troppo lontano per provare una presa di seconda. Ma tiro centrale fortissimo da parte di Mongardi su Testi che ricordiamo non è male nelle prese, anzi tutt'altro, è una persona, un giocatore molto minaccioso quando si mette a terra è pronto alla presa. Tiro da parte, tiro lo look, si sdraia poi Misacchi per schivare, lascia il pallone, è tenuto sotto tiro da Tuccio, sdraiato fuori un pochettino la prospettiva, se ne accorgono gli arbitri. Non si è accorto Misacchi di avere i piedi fuori. Situazione di grandissimo vantaggio per gli Alfa. 6-2, qua non possiamo dire che sia già finita, però. Però quasi. Diciamo che c'è una montagna da parte dei Delta. O i Delta fanno il recupero della vita, esatto. O la partita è quasi giunta al termine. E infatti provano subito tiri singoli, però gli Alfa se la prendono con comodo. Sì. Diciamo che gli schemi dei Delta ora sono saltati, giustamente. Fanno in fretta, infatti, guarda, si inginocchiano per provare la presa. Per fare più in fretta. Wow. No, che cos'era? No,
non l'ho visto. Comunque Tasselli è stato eliminato da un tiro, anche lui ha provato la presa giustamente per velocizzare. Dovrebbero ancora velocizzare i Delta, ma invece aspettano il tiro. Testi si prova le prese, molla. Bisacchi prova il tiro, incrocio su Mongardi. Lo manca. Borino su Tuccio. Non viene colpito. Tuccio, vediamo cosa fa. Niente, lo sfida Eric. Tuccio però non accetta la sfida, giustamente. Sì. Usa la testa, non ha fretta. Ed è chiamato il no blocking. 6 a 2, quindi al massimo può finire 6 a 3 oppure 7 a 2. In questo momento sono 5 contro 4. Mongardi, ma a casa sua il tiro, 18 metri di tiro. Dice, sai cosa? Io mi sa che lancio una palla. Oh, l'ha presa, così. Prima prova il tiro da 18 metri, poi prende una palla che arriva dalla 18 metri avversale. Grande così. È uscito proprio al no blocking del secondo tempo Mongardi. Guarda, Bisacchi, ok, ha invitato Tuccio a tirare. Camerani lì ovviamente si prova la presa, però non va. Tutti tirano su Bisacchi. Invitare Tuccio a tirare. Quale, sì. Come, non so. Se la sente. Ma mentre si preparano. Oh! No! Tuccio ci stava pensando. Tuccio detto, ha cosa? Accettato la sfida comunque qui. Sai però... cosa? Ma io mi sa che ti lancio una bomba. E non ti regalo niente. Niente. Nulla. Nel mentre. Oh, prova adesso! Tutti provano la presa. Double kill da parte di Testi. Niente, non hanno niente da perdere, quindi. Sì, sì. Sono 3 contro 2. Gli Alfa si organizzano con. No, sì, ce la fa! Di seconda riesce a eliminare. Tozzi. No, però no, si scuda, ma è il no blocking, quindi. Eliminazione gratuita da parte di Testi. Quindi Buzzi Eric contro Romoldi e Camerani. Vediamo. Camerani è niente da fare. Schiva tensato da parte di Romualdi. La partita è già finita, si può dire. Però Romualdi vuole comunque. Giustamente, per la gloria. Si gioca per la gloria. Oh! Prova la presa. Prova la presa su Buzzi. Però il tiro era troppo forte e non ce la fa.